Ciao giovani, bentornati sempre qui al CAP, bentornati sempre qui sul canale. Oggi, prima di farvi vedere il mazzettino inerente al video di oggi, vi ricordo che oggi saremo in live. Quante volte ho detto oggi? Oggi saremo in live alle 17, non mancate. E ovviamente qui in descrizione trovate tutti i link inerenti a tutti gli altri social. Ma oggi voglio far vedere una cosa. Prima di tutto, il punteggio. Sono 2-3 giorni che sto prendendo degli schiaffi assurdi con qualsiasi mazzo gioco. E quindi che cosa ho detto? Mi affianco anch'io alla moda, insomma, nel senso a giocare era. Però un'era un po' particolare, cioè questo mazzo con Ela si utilizzava molto anche a tempi bui, capito? È un'Ela che ha al suo interno la combo Iron Man, Onslaught e il Tribunale Vivente. Ok, una bella combo, no? Insomma. E la sua combo più forte vede al suo interno Invisible Woman, dici tu. Invisible Woman c'ha un mazzo forte? Sì, c'ha un mazzo forte. Nel senso, non è forte, è casuale, frate. Perché se ti esce la combo bene, fai un sacco di punti. Se non ti esce la combo, bricchi e devi, ovviamente, abbandonare il game. Capito? Quindi, quale sarebbe la combo più forte di questo mazzo? Invisible Woman, turno 5 Modok su Invisible Woman. Giustamente andrà ad attivarsi tutto a fine partita e turno 6 andiamo a giocare Ela, ok? Ci abbiamo anche Magic per arrotondare un po' di più questo cazzo di turno 7 e cercare di pescare il più possibile. Quindi abbiamo sia Crystal, boh, così casuale, però ci sta, e Jubilee e Aerolat, ok? Poi altre due carte belle potenti che fanno sempre comodo. Andiamo. E so curioso, sai? So curioso di vedere se affiancare un player alla casualità, come del resto sta succedendo in questo meta, può servire. Nel senso, può far sì che mi esca la combo pure a me, capito? Ora, ovviamente non ci abbiamo nessuna carta di cosa 1, però il superflusso è un auto location, quindi può essere molto importante giocare questo mazzo adesso. Ma mi sa che questo non è il caso. Perfetto, grazie del morso, perfetto. Che cos'è, un Dark Oak Junk? Dico. Vabbè. Allora, ci abbiamo Ela e Modok, ok? Quindi la combo è già andata. Cioè, con Jubilee ci può pescare solamente carte belle potenti, ok? Se mi dai... Ma sei serio, frate? Ma sei serio? Fammi pescare almeno Invisible Woman. Cazzo sto vedendo? Grandmaster in tu... Ma vaffanculo, frate, là. E olè. Inutile, eh? Iron Man. Fammelo giocare. I am Iron Man. Quindi? Cos'è quello? C'era. Ok. Ci abbiamo prima, ma a che pro? A che pro ci abbiamo prima? Quello che farei io è skippare. Per infinata. Magic. E Magic a me che mi serve adesso? Che mi serve a me Magic? Non c'è Visible Woman. Che cosa posso trovare? Ho Slout e Tribunale. È quello che posso trovare io. Magari Superflusso ce lo teniamo, sai? Giochiamo Magic, va? Vediamo. E questa Magic ci può salvare il game oppure no? Ma mi sa che è molto dura. Dark Oak, perfetto. Mistica. Però lui... Ok. Va bene. Master Mold. Con Dark Oak. Vabbè, mi dovrei aspettare Ronan a sto punto. Che mi può prendere l'AD? Lo slot tribunale, frate. Forza. Per forza slot tribunale. E la Modok ormai li salutiamo. Perché sì. E via. Cioè, insomma, vediamo come siamo messi. In caso possiamo fare Modok per... Rock Slide, frate. Non ci credo, frate. Non ci voglio credere. E mi sa che dobbiamo fare Modok. E frate, sì. È per forza.
Per forza sentinella Modok. Sperando che regge. Se gioca Rona non vinciamo, nel senso. A sinistra, altrimenti non lo so. Godo. Godo. Bello. Bel game. Non ci è capitata la combo, però alla fine l'abbiamo portata a casa. Fortunatamente che non c'era... Che cazzo ne so, tipo un junk, cose. Ma ugualmente c'era Nina Villir qui. Quindi, bello. Ci sta. Hai capito, frate? E si vince. E si vince con dei mazzi così, boh. Non lo so. Perché, cioè, se ci pensi... È una follia pensare che se non ti esce la combo tu riesci a vincere con sto mazzo, perché... Sai, cioè, sono due le combo di questo mazzo oltre la Modok con l'Invisible Woman, ovvero quella che siamo abituati a vedere con il Tribunale, no? Iron Man, Slout e Tribunale Vivente. Yotram, insomma. Abbiamo trovato Modok adesso. Mi fai trovare l'Invisible Woman, per favore? Possiamo cercare di fare sta cazzo di combo? In qualche modo? Snowgard. E Snowgard, ok, Camartage, insomma. E olè, bricca. Il che è normale. Drone spaziale. Allora, Crystal può servirmi la causa. Faccio pescare due carte a lui, ma lui c'ha già sette carte per essere. C'è Queen Jet, va bene. Bello. Molto bello. Che gioca con Lad? Altrimenti che? Altrimenti Magic. Altrimenti Magic qui. Eh sì, per forza. Nel senso che Camartage può tornarmi utile. Metti che, non lo so, tipo ce la Jubilee. Capito? Agente Coulson. Lui non pesca. O meglio, ha pescato una carta, però. Togliamo Limbo. Me la dai sta cazzo di Invisible Woman? Frate, e che cazzo? Però c'abbiamo la combo, ok? C'abbiamo la combo. E quindi possiamo fare così. Tribunale e Oslout. Ok. Abbiamo trovato Era. Vediamo. Però c'era Roca, cazzo. Potevo fare Modok prima. Potevo fare Modok turno 6. Cioè, turno 5 per poi pescare Era. Sì, lo potevo fare. Ho voglia se lo potevo fare. Cazzo. E perché adesso se lui mi fa Rock subito su Camartaccio è finita. Voglio se è finita. No, che cazzo dico? C'ho le mie carte adesso con Loki. E lui come può vincere? Scusami se c'ha le mie carte. Può vincere con, che ne so, tipo Giganto a sinistra. Oh, la combo non la può completare lui. Oddio sì, mi sa. C'è Queen Jet e c'è Loki. Arrow me ne ha costo 3. Tribunale a costo 4. Sì. The mystery intrigues me. Allora, frate. Sarà Modok. Modok è là. Ma io c'ho tutta la combo settata su Camartage, insomma. Ok. Stupiscimi. Eh no, frate, non basta. Non basta, frate. Ok. Ok, è già un principio di combo l'abbiamo fatto. Capito?
non è la combo più forte di sto mazzo, però alla fin fine è servita, abbiamo vinto, capito? Poi, nel senso, Loki contro un mazzo del genere, ok, secondo me deve trovarti le carte giuste, capito? Deve trovarti Invisible Woman, deve trovarti Modok, deve trovarti Ela, ma deve trovarti anche delle carte da mettere con Ela, capito? Superflus. Ok, va bene. Bello quando me lo dà subito come prima location, così posso giocarmi le mie carte nelle altre due rimanenti. Insomma, così siamo a posto. Armor. Ok. Va bene. Crystal, no? Alla fin fine sta cazzo di Crystal fa il tuo sporco lavoro, raga. Perché alla fin fine, boh, ti fa pescare una carta. Sì, la fa pescare all'avversario, però la peschi pure tu. E a noi serve pescare la carta. Capito? Giochiamo Crystal qui, dai. Vabbè, non mi stai dando l'Invisible Woman comunque, eh. Pulito. Ah, c'ho due giganto però a disposizione, eh. E mo? Cioè, ma penso che non si attivi giganto. Perché alla fin fine è sempre un campo di destra. La mia che mi trova? Oslaut. Ok. Schippo. E non posso giocare nulla. Skip e non posso giocare nulla. Nel senso, ora, cosa dovrebbe succedere a me per vincere sto game? Cioè, io c'ho una pescata. C'ho una pescata disponibile. Oh! Ma se c'è Fraera, lui vince. Capito? Lui vince perché mette in finale il gigante. Io so che cosa devo sperare. Devo sperare che Modok mi scarta tutte le carte, ok? E mi prenda o Jubilee o Iron Man. E se mi prende Jubilee, che mi prende Iron Man, capito? Cioè, è l'unica cosa che io posso sperare di fare. Hello, can you understand me? Iron Man. Praticamente. No, in finale, almeno gigante. Quanta cazzo ammonto io? No, vinco lo stesso. Vaffanculo. Oh, è un po' di fortuna quasi quasi a me, no? Oh, GG, fratello. Dai, GG. Con calma. Olè. Ogni cazzo di volta per mettere l'emoji devo togliere il tracker. Perché lo chiamo tracker? Sta procedendo bene, sta viaggiando sto cazzo di mazzo. Non si sa come e non si sa perché, però sta viaggiando. Cioè, Dimensione dei sogni? Lo toglierei. Ma voglio se lo toglierei. Frate, comunque è da notare una cosa. Non volevo dare Invisible Woman. La donna invisibile è veramente invisibile in questo cazzo di mazzo. Blade. Ok. Bello forte è partito sto cazzo di ragazzo. Incazzato come una bestia. Ok. Magic. Con calma, frate. Non mi interessa più di tanto che il tribunale mi è andato a 6 di forza. Mi interessa di più Rollad, capito? Mi interessa di più Rollad. E frate, però, cazzo. Cioè, ma veramente, comunque, cazzo sto vedendo oggi? E dai, su. Va bene, e giochiamo Jubilee. Almeno è una 4. E che mi posso inventare? Non c'ho manco la combo. Skippo. Dai, frate, ma scherzi. Ma scherzi, ma serio? E che devo sperare? Giocare in finale? È in finale, cazzo, gioco poi volendo.
Magari al centro e giganto qui per concludere il tutto. Eh sì, frate. Va bene. Magari qui che dici? Vabbè, se c'è Shang io non ho che di. Non posso fare nient'altro. Posso giocare giganto qui e basta. C'è giganto quello lui. Ma non vinco ugualmente, si fa differenza, ma non vinco ugualmente. Infinato che gli va. Vabbè, frate, goliardica sta partita, insomma, dai, cioè, nel senso. Allora, la Mantis gli ha fatto avere in mano. Vabbè, cacciando Blade che ce l'aveva già. Lui. Death, Ela, Magneto, Infinauto. C'è tutta la combo in mano, cioè, non tutta, ma nel senso la combo principale lui ce l'aveva in mano, gatto. Ma sono stato un coglione io perché mi dovevo ritirare, raga. Dimensione specchio, va bene. Continuiamo a pescare al contrario, vamo. Vamo a pescare al contrario, che ci piace così. Base degli Avengers. Insomma, niente, skippa, vai, 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 vai. Giochiamo Magic a sto punto, dove? Grazie. Dove lo giochiamo? Su la forgia? Giochiamo sulla forgia, dai. Zabbo va bene. Ora, se mi vuoi bene, mazzo, no? Turno 4, Invisible Woman. Ora. Iron Lad. Io lo farei pure Iron Lad, eh? Io lo farei pure Iron Lad. Ma sono sicuro che mi prende Modok. Sono sicuro che mi prende Modok. Facciamo Crystal e basta, no? Facciamo Crystal e basta, sì. Miss Marvel, va bene. Che visto? Capito? Se avessi fatto Iron Lad potevo concedere. Ora. Iron Lad qui mi gusta. Frate, se mi fai. Fammi una grazia, frate. Fammi trovare Invisible Woman. Ha tolto Iron Man. Oh, in qualche modo comunque l'abbiamo presa l'Invisible Woman e non abbiamo più carte disponibili. Adesso l'unica cosa fa è questa. Farela qui. Lucia Liot, vince il game e ci abbracciamo tutti. Vedo perché il counter di sto mazzo per eccellenza è Liot. Capito, la combo l'abbiamo conclusa, frate. Ma mi sa che non la concluderemo alla fine del game. Così. Fammi sognare. Abbiamo scortato 4 e abbiamo dei 5 posti disponibili. Ok. E cazzo, mi è uscita sta combo. E finalmente mi è uscita sta cazzo di combo. Vedi, questo è quello che deve succedere. Questo posticino qui era per Iron Man. Abbiamo fatto molti più punti, capito? Però ci siamo portati a casa. Il ragazzo non so perché mi ha snappato. Penso che fosse. Cioè, è palese, capito? Cioè, magari questo mazzo non è palese per chi gioca al gioco da un paio di season e basta. Però si usava. Quindi quando io vedo Invisible Woman, a me viene palese e scontato da pensare che abbiamo Modok Ela.